La Proloco fa la ristorazione, quindi, e noi siamo lieti perché? Perché a distanza di 20 anni, con tutti i problemi incontrati all'inizio, praticamente erano partiti con un carrettino, con sopra due bombole e un istintore, oggi sono diventati un gruppo veramente importante. Un gruppo che raccoglie 3 paesi, tu se sbaglio correggimi, quindi Sannazzaro, Scaldasole e Mezzanabigli, e insieme fanno questa squadra di primo intervento. Questa sera abbiamo una cosa molto importante. Noi inauguriamo il gonfalone. Il vecchio gonfalone è quello alla nostra destra, quindi che riprendeva Sannazzaro, protezione, volontariato, GLP, quindi gruppo Lonellino di primo intervento, e gruppo, adesso abbiamo quello nuovo. Quello nuovo è da questa parte, che dice gruppo Lomellino di primo intervento, GLP, protezione civile, e qui ci vorrebbe l'applauso, nazionale, scusatemi, protezione civile volontariato, e riporta 1997. Io ho vicino il Giampi, perché per noi il presidente così è il nostro Giampi. Giampi, noi andiamo verso il gonfalone, quindi adesso non l'abbiamo coperto, questo sarà il nuovo gonfalone della protezione civile del gruppo Lomellino al primo intervento. Due solo parole da Giampi, poi vado avanti io. Sì, il gonfalone è stato cambiato nella scritta, perché appunto non siamo più un gruppo riferito solo a Sannazzaro, ma al territorio, e quindi è stata tolta la scritta Sannazzaro e sostituito con il gruppo Lomellino in primo intervento. Sono stati mantenuti i colori gialli e azzurro della protezione civile, è aggiunto il simbolo nazionale, che è cambiato rispetto al vecchio simbolo, e la data di fondazione è del 97. Tutto. Andiamo un po' avanti, noi ci riportiamo al centro, tengo qui il Giampi che è il mio notaio, quindi se sbaglio lui mi corregge. Noi dobbiamo ringraziare, chi è che ringraziamo? I primi a ringraziare sono tutti i gruppi che hanno partecipato a questa adunanza, mi piace adunanza. Ci sono. Allora, intanto cominciamo. Gruppo comunale Comune di Ferrera. Gruppo comunale Pieve del Cairo e Gambarana. Gruppo comunale Nivione. Vedo che il Nivione ha gli ultras, eh? Poi andiamo avanti. Gruppo Sommozzatori Blue Life Vigevano. Gruppo comunale Trivolzio. Gruppo Lomello e Gagliavola. Vabbè, Lomello Gagliavola è degli altri ultra, se abbiamo sentito, numerosi. Gruppo comunale Corteolona e Zerbolò, giusto? Zerbo, scusatemi. Gruppo comunale Dorno. Gruppo comunale Rivanazzano. L'associazione Volo Gè, detto giusto? Un bel applauso anche a lei. Poi il gruppo comunale di Cava Manara. E ringraziamo l'associazione Croce d'Oro di Sannazzaro. Grazie. Ora abbiamo un evento un po' particolare, perché so che tutti ci credono in questo evento. Io dovevo presentare e devo premiare un volontario che rappresenta, quindi qui lo voglio bello, l'applauso, tutti il GLP, rappresenta tutto il GLP, quindi io chiamo Tiozzo Gianfranco a nome di tutto il GLP di primo intervento, gruppo Lomellino di primo intervento. Naturalmente verrà, lui fa finta ma lo sapeva, guarda che lo sapeva, non gli avevamo detto niente, la verità. Adesso verrà consegnato dal presidente una spilla. Eccoci qua. Da presidente, l'abbiamo fatto emozionare, è rosso, guardate, è diventato rosso. Allora,
Marini consegna questa, Magnani, scusate, consegna questa spilla simbolica, bel applauso. Possiamo continuare, Campi. Allora andiamo a, qui abbiamo due ringraziamenti particolari. Allora, come avete visto, alle spalle, a monte di tutta questa bella serata, c'è stata una particolare organizzazione e il gruppo Lomellino di primo intervento si sente di ringraziare in un modo particolare tutti sicuramente che hanno dato il loro contributo, ma in particolare dobbiamo dirlo Ziglioli e Lanciotti. Ziglioli non c'è, sappiamo, e il nostro buon Lanciotti, che non lo vedo, dov'è nascosto? Eccolo là, il lancio, il nostro lancio. Ma in tutto questo abbiamo avuto anche un aiuto grafico, Paola Cariati, vorrei qua la fotografa, non, dov'è finita? Avrei bisogno della, eccola là, non lo sapevi? Sì, no, no, non lo so. Benino ha detto di non dirti niente, quindi Magnani ha un piccolo ricordo anche per te. Si guardano male, non so come va a finire, però vabbè, a niente. Nino, posso baciare la Paola? Sì, autorizzato. Sempre presente la Paola quando si tratta di organizzare, di fare fotografie, mostre. Giampi, noi la prima parte l'abbiamo finita e siamo a posto. Vi lascio continuare a mangiare. Io tra un po', però, vi do un altro dato importante, perché è stata la prima cosa del quale ne ho parlato quando abbiamo fatto la prima riunione. Tra un po' cominceremo la estrazione premi. Allora, guardate e ascoltate questo numero. Più di 100 premi. Più di 130 premi. Questa è stata la risposta dei commercianti alla richiesta della Protezione Civile. Ci date un premio per la lotteria? 130 premi, naturalmente con l'aiuto dell'amministrazione comunale, Giampi mi ha detto di ricordarla, vedo che gli assessori, mi sembra ci sono tutti, chiedo conferma, ci sono tutti, e vabbè, insomma, dobbiamo fargliela un piccolo ringraziamento all'assessore Fuggini, mi chiedono di ringraziarlo, che poi è responsabile anche della Protezione Civile a Sannazaro. Niente, allora io direi ci fermiamo un attimo, due o tre canzoni, poi devo cominciare, ma vi spiego il perché. Abbiamo anche altri appuntamenti, poi avremo le autorità da ringraziare e tutti presenti, avremo i soci fondatori e devo cominciare la lotteria, se no 130 premi, andiamo domani mattina. Chiedo che cominciamo a preparare, vedete, questi scatoloni sono tutti premi, io questa sera vorrei distribuirli tutti. Grazie, buon appetito ancora, a dopo. Continua. Angelo, mi hai tolto la voce. Ma vi racconto un aneddoto. Quando c'è da fare del volontariato, io ogni tanto arrivo qui, andiamo in giro, a Proloco c'è sempre, poi quel signore là che sta scappando, quello lì che sta scappando, e ci diciamo, ma ci sei ancora anche tu? E l'altro gira per i tavoli, perché non l'ho visto, ma c'è anche Pietro Gatti, eccolo là, la triade, e poi c'è Pietro Gatti che lui ci segue come un'ombra. Grazie a tutti, buona continuazione.